The Show. Guarda questo video senza pubblicità. Solo su The Show Plus, link in descrizione. Siamo a Cracovia, in Polonia, e stiamo cucinando dei nuovi contenuti per voi. Ma prima ho due notizie. Uno, quest'anno ad agosto per la prima volta continueranno ad uscire nuovi contenuti sia su The Show che su The Show Plus. Due, vi faccio un regalo. The Show Plus a 2,99€. Con il livello The Show Plus agosto, raga, un'offerta esclusiva solo per questo mese, con cui vi beccate tutte le serie esclusive The Show Plus più richieste a solo 2,99€. Scoprite quali dal link in descrizione. Portate un finto vaso antico in un museo e rompetelo. E poi fingete di aver rotto un pezzo della collezione. Ma si ripara, tranquilli. La prima fase del piano è andata a buon fine. Cioè abbiamo fatto un furto in un museo al contrario. Abbiamo introdotto un vaso egizio invece di sottrarlo. Ho già visto uno spot che potrebbe, diciamo, fare al caso nostro. Come? Voi siete nel museo? No. Siete il visitatore? Sì. Non toccate. Ah, mi scusi. È un vaso. È bello però. Ci sono su come dei pittogrammi. So che è istintivo quello che... Sì, cioè viene proprio in azienda, c'è un problema a fare così. Non puoi rischiare che cade. No! Non lo fai! È caduto. Siete assicurati? Io me l'ho licenziata di sicuro per questo. E probabilmente ci danno me i danni. Ho detto di non toccarlo. Ah, mi dice lei. Cioè, viene quello. Ho capito! È venuto quell'istinto, la sindrome di Stendhal. Non mi interessa! Se mi dico di non toccare, non toccare! Adesso l'ho anche buttato in terra la roba! Ma ha visto, mi scivola scivolo. Ma me ne frega un c***o! Mi scusi, signora, era scivoloso. Ma adesso solo io perché non lo fai! No, non me ne frega un c***o! Adesso, chiamo! Siamo un po' di attacchi. No, non me ne frega un c***o, non c'entra là. Non si è spegnato. Non me ne frega un c***o. Mi ha detto di non toccare. E lei mi ha toccato il telo, mi ha toccato il telo. Mi ha detto perché è morto per colpa tua. No, si calmi, si calmi. Non me ne frega un c***o. Finto, abbiamo portato noi, signore, finto. Non me ne frega un c***o, hai capito? No, ma le stelle, non è un reperto, è un plasticone. Non me ne frega un c***o. No, signore, si calma, no. No, mi calmo. Volevamo fare il cazzo. Forse perché è finto, l'abbiamo portato noi, cioè, sono tutti nel... È plastica. Abbiamo il video, Abbiamo il video, non volevo farlo, non pensavo se si agitasse così, mi scusi. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto. Pretendete di entrare in un museo gratis perché siete belli. Sì, sai, io ho dei problemi perché non mi fa entrare la signorina all'ingresso. Ma per quale motivo lei... Non lo so, stavo capendo anch'io. Ma lei è un visitatore? Bello, sì, un visitatore bello, quindi volevo entrare a vedere la mostra. E ha fatto il biglietto? No, perché sono bello. Oh, mi scusi, sì. Non ho capito. Sì, mi dica cosa. Deve non ho capito. Il biglietto? No, i belli non entrano gratis. Cioè, pensavo che i belli potessero andare in tutte le mostre d'Italia senza pagare, invece no, devo fare il biglietto anch'io, quindi. Scusi, non capisco se è una battuta. Mi stai dicendo che sono brutto? Non sto dicendo niente, okay. Sto dicendo che chiunque entra con il biglietto. Anche quelli belli? Qualsiasi persona. Allora, pensavo che qualche riduzione. Vediamo un po', riduzione bellezza c'è? No, c'è la riduzione per i giornalisti, per i... No, non sono un giornalista, non sono un tesserato del FAI, sono solo bello. Non sono, credo. Assolutamente. E allora niente. Quello che... Vabbè. Paga sono 15 euro, che è il biglietto normale. No, se devo pagare allora, cioè, mi interessa, ma fino a un certo... Pensavo che, cioè, se ero bello potevo entrare normalmente. No, non
Mi dispiace, chiedo scusa. Altri musei dove i belli possono entrare qua vicino non ci sono. Che io sappia, no. Non ci sono, vabbè, grazie. Visto che stavo sentendo che c'ha l'opzione belli, ma siccome mia sorella è molto bella, fa la modella, può entrare grazie. Sì, ma questo signore non ho capito cosa stesse dicendo, stava dicendo una follia. Mia sorella è molto bella, posso far vedere una foto, no, magari? Ma guardi, può essere anche bellissima sua sorella, ma si candidi per fare la modella, non per entrare in fondazione. Provateci con qualcuno, con la scusa che un sito gli ha detto che c'era una ragazza calda a 5 metri da voi. Calda. Sei una ragazza calda? No. Una ragazza calda? Sì, no, mi sa che sei un... No, scusami. Buongiorno. Dicemi, che succede? Tu sei calda? Che vuol dire? Mi dice ragazza calda a 5 metri da te. No, c'era l'indicazione GPS. Non sei tu? Non sei sull'app maialine? No. Ok, non sei. Posso? Non sei calda in effetti. Hai un'amica calda? Sono da sola qua. Ah, ok. E non c'è nessuna calda. Altri negozi con ragazze calde? E che ne so, non li conosco mica. Ah, mi serve una ragazza calda. Va bene. Va bene, non so. Tiepidina? Deve andare in ospedale e le trovi calde tutte. Ma sono fredde di solito in ospedale. No, dopo perché hanno la febbre. Ma poi diventano fredde. A me non piacciono quelle cose lì. Quello se vai in camera mortuaria. Infatti. Vabbè, grazie. Era tuo amico? Non lo conosco, non so chi è. Io pensavo fosse insieme a te. No, io stavo entrando, ho visto che stava parlando con te di tiepidine calde. Ho scritto ragazza maialine, una roba del genere. Ah. Ha detto che il GPS li dà qua. Organizzate una lezione di yoga in biblioteca. Mettiamoci nella posizione che ci ha insegnato il nostro maestro. E secondo me siete due allievi molto promettenti e siete pronti ad imparare una nuova posizione, la posizione del gerbillo. Fate come me. Buongiorno, scusatemi. Namaste. Cosa succede? Buongiorno. C'è l'ingresso della sala ragazzi, quindi magari arrivano con i passeggini e le famiglie hanno bisogno di entrare. Noi stiamo facendo una lezione di Hatha Yoga. Ok, ma qui in questo spazio? Sì. Proprio qui davanti? Sì, perché è lo spazio con la concentrazione corretta di energie. Con chi avete parlato? Con nessuno, onestamente. Ok, perché è un tipo di attività, insomma, che... Cioè, si può organizzare, ovviamente, però c'è bisogno magari di prendere accordi prima di iniziare. Guardi, già il fatto che lei ci ha interrotto un pochino ha spezzato l'equilibrio energetico già della stanza. Lo yoga è una cosa seria, non è un'attività. Lo yoga non è uno sport, è una filosofia. Che tipo di scuola? L'ho fatto in palestra normalmente. È meglio non farlo in palestra, bisognerebbe affidarsi dei maestri. Come dire? Supportiamo ogni tipologia di attività. Grazie. Però... Un secondo, facciamo il gerbillo, ragazzi, per favore. C'è bisogno di accordarsi. La respirazione, mi raccomando, ragazzi. Non ho capito se sta dormendo o se è svenuto. Respira. Maestro. Maestro. Questo è l'hotel più lussuoso di tutta l'India. È un hotel in mezzo al lago. Volete sapere quanto costa una stanza? 11.352 euro. Che stai dicendo? E noi abbiamo lasciato a Jaser 24 ore e soldi infiniti. E avrei a disposizione la nostra carta di credito. E lui ha speso il più possibile. Andiamo a spendere un po'. Massaggi esotici in una spa in mezzo al lago. Servizio in camera 24 ore su 24. Che mi sento in colpa a richiamarli. Un lounge bar con stanza dei sigari. Un corso di yoga. Un maggiordomo privato. Tre ristoranti.
ristoranti di lusso. Chi è un Dom Perignon? Ma come Dom Perignon? Ma sei impazzito? Ma quant'è le rupie? 160.000, che è circa 160 euro. Ma cioè sono 1791 euro. Sì, ha speso davvero 1800 euro per una bottiglia di vino. Ma ti rendi conto? Sono 24 ore e 5 stelle senza limiti. Per un totale finale di... Vabbè, no, dai, questo è troppo spoiler. Lo scoprite nel video. Dov'è l'inghippo, Ale? Ah sì, c'è un piccolo particolare. Non si poteva riprendere. State a documentare la tua avventura senza farti scoprire. Se non ci riuscirai, dovrai ripagare di tasca tua tutto quello che è stato speso. Metti quella, metti quella. Metti questa da qualche parte. Aspetta che ti filmo quando apri. Unitevi a noi al Si può fare più costoso mai realizzato. Vivere per 24 ore con soldi infiniti. Ma che cazzo è sta roba? E preparatevi a scoprire la vita segreta dei milionari. Il primo Si può fare esclusivo per The Show Plus, che è già disponibile per gli abbonati al terzo livello. Goditi oltre 40 minuti di lusso e spese folli abbonandoti al link in descrizione. Oppure, dato che a quanto pare gli piace regalare soldi e in estate non c'è nulla di interessante da guardare, solo per il mese di agosto vi regaleranno tutte le serie The Show Plus più richieste a metà prezzo. Trovate già un nuovo livello che si chiama The Show Plus Agosto, si chiama davvero così, con cui se non vi siete mai abbonati a The Show Plus potrete provare la qualità The Show Plus a solo 2,99€, oltre 15 ore di contenuti senza censure, decine di episodi e anche l'archivio dei video rimossi con tempera biscotti. E mi gioco la laurea. Da settembre si autodistrugge, quindi fatelo subito, affrettate. Andate a mangiare in un ristorante, quando avete finito trovate un modo per non pagare. Sono pienissimo. Pienissimo? Sì, tutto buonissimo. Grazie. Bravi. Quanto vi devo? C'è un pompiere in sala? Sì. Venga, venga, c'è un'emergenza. Scusate. Un signore di mezza età, probabilmente separato, si è rimasto incassato su un albero. Là, là, venga, 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 venga. No, ancora ho pagato. Non ha pagato? Non ha pagato. No. Cosa ha detto quello? Ha detto se c'era un pompiere qua. Ma quello era vestito da pompiere per il camerale. Deve essere andato senza pagare. Ecco, quindi era... cioè, ha fatto apposta. Si vedeva che era fatto. Sono un giovane padre separato! Aiutatemi! È lì da un po', eh. Faccio un passo indietro, per favore. Sì, sì, prego. Ci penso io. Dai, scendi. Ok, grazie mille. Si figuri, dovere. Eccomi, c'è stata un'emergenza, signore di mezza età che è rimasto incassato su un albero, quindi ho dovuto fare un intervento, va bene. Grazie, buona giornata. Non hai pagato però. No, non hai pagato però. Come? Non hai pagato però. No, c'era un signore di mezza età bloccato sull'albero, l'ho salvato. Quindi adesso stai tranquillo, tutto a posto, il quartiere è sicuro. Buona giornata. Però quanto non hai pagato? Il conto se chiede. Il conto? I soldi non li hai pagati? C'era un signore su un albero. Cioè, se non lo conto, non c'era capito. Però il pranzo che hai mangiato non l'hai pagato. Conto? No, no, ma a me mi paga lo Stato, la caserma, non mi dovete niente per questo intervento che ho salvato. A te mi devi pagare, a me che mi devi pagare. Se vuoi offrire un caffè perché aiuto il quartiere a essere un posto più sicuro, io lo accetto veramente. Però se un caffè. Va bene, se insisti va bene, prendo un caffè, dai, va bene. No, allora, non è il caffè la cosa, il pranzo che ho mangiato mi devi pagare quello che volevi dire. Ah, devo pagare anche se ho salvato il signore? No. Ah, no, grazie, ciao, buona giornata. No, quello che ho mangiato a noi devi pagare quello. Andate vestiti da Gesù in una moschea a chiedere dove si trova la chiesa più vicina. Io come sempre mi rimetto ai commenti, ma mi domando cosa si aspetti la persona che ha scritto questo commento. Nel senso, mi indicheranno la chiesa più vicina. Di sicuro non crederanno che io sia il profeta del cristianesimo. Poi, anche se lo credessero, miracolosamente sarebbero contenti, perché l'Islam è una delle tre religioni abramitiche. Siamo tutti fratelli noi. Vabbè, il look comunque c'è. Il look c'è. Ho fatto anche il balsamo. Devo mettermi questo? Gesù! È il Signore! È Gesù! Come stai? Bene, voi come state? Noi bene! Mi raccomando, pagate l'IVA! Va bene! Sale! I capelli così sono giusti? Da Cristo proprio! Buongiorno! Scusate, questa non è una chiesa, vero? No, una moschea. Una moschea. Sì. Sapete dov'è la chiesa più vicina? Mi sono perso, mi sa, perché cercavo una chiesa. Siamo tutti fratelli comunque, perché religioni abramitiche. Sempre pace e amore. Però io cercavo una chiesa. Una chiesa, magari la trovo da questa parte. C'è, qui in paese? A sinistra? Sì.
sì, a sinistra, sì. Va bene, vado a cercare. Io, come dicevo, non succede niente, perché siamo tutti fratelli. Certo. Non ci mancherebbe altro. Certo, siamo tutti fratelli. Grazie. Scusa, perché le mani... Ah, ma non importa, mi sporco, cioè che ci mancherebbe. Chi lavora le mani sporche, sì, chi non fa niente. No. Buona giornata. Grazie. Buona giornata. Come volevasi dimostrare, non è successo niente. Su suggerimento di Valerio, adesso a 100.000 like, andrò vestito da Gesù al quartiere ebraico e vedremo cosa succede in quest'altra grande religione abramitica. Noi eravamo tutti preoccupati per te comunque. Questo è un luogo di preghiera, un luogo di pace. Arrivato mi fa, t'hanno menato? Cioè, quindi c'è questa diffusione di questa... No, abbiamo sfatato questa cosa, si può venire vestiti da Gesù fuori dalla moschea. Andate nel bagno di un bar con una finta band e fate la versione punk di Cestigliano sulla mano. Cestigliano sulla mano. Cestigliano sulla mano, 7 su 7. Cestigliano sulla mano, 7 su 7. Ma che c***o fa? Ma date i numeri. Ma qua siamo in un locale pubblico, fuori da qua! Ma che cosa? Fuori da qua! Subito prima che chiami i carabinieri! Non mi interessa, ora li denuncio! Siamo stati. Voi siete in un locale pubblico! E ne vuoi uscire! Io ho chiamato il titolare, non mi dovete permettere, stanno arrivando i carabinieri! Sì, ma non c'era bisogno, siamo di un programma di scherzi! Adesso la chiama lui, non devi fare la scherza! Ma si chiama la polizia! Devi aspettare! Non fare la voce, poi la chiamo io la polizia, stai calmo! Ma chiami tu pure sì, la polizia! Sì, ti sto dicendo di qua! Ti sto dicendo, ma i testimoni di cosa? Eccoli qua, eccoli qua. È arrivato uno, è arrivato. Attendi il camera. Attendi il camera. Onestamente non pensavamo sarebbe successo proprio nella Candid in cui ci avete chiesto di coinvolgere Nasca. Più di 10 carabinieri e una rissa sfiorata. Ovviamente non vi abbiamo fatto vedere tutto, perché questa Candid fa parte del prossimo episodio di Detto Fatto, che potrete vedere quando questo video raggiungerà i 50.000 like, oppure subito, già da ora, in anteprima, solo per gli abbonati, cliccando sul link in descrizione. E nel nuovo episodio, fidatevi, abbiamo davvero fatto casino. No ragazzi, non... Abbiamo nascosto un nano di 55 kg in uno zaino del delivery per non pagare la metro, sudando come bestie e rischiando una spalla. Tiro sulle chiappe che mi fa malissimo. Ci siamo fatti mantenere un piatto da uno sconosciuto solo per mangiare comodi. Volete uno? Venga. E un sacco di altre scene suggerite da voi. Tutto questo è Detto Fatto, il nuovo episodio, già disponibile in anteprima solo con l'abbonamento al terzo livello di The Show Plus. Io ti consiglio di non aspettare e di abbonarti subito al terzo livello con il link in descrizione. E adesso, reazioni alla rivelazione. Mi ha contato la signorina dell'app Maialini Maialina. Ah, beh, funziona bene. Io non la conosco. No? Tu la conosci? Ah, non è iscritta? No, non è su, è per un sito di incontri, però non esiste. Sa perché? No, non esiste. E chi è che si iscrive allora? Nessuno, perché vedi che c'è una videocamera lì, era uno scherzo. Ah, che ti devo dirti un segreto. Non sono un pompiere. Sono un pirla io. Sai cos'è un pirla? Io. È un programma di scherzi, è uno scherzo, se ti pago. È tutta una candid camera, scusami. Perché vedi, guardi, c'è la telecamera nascosta qui. Vabbè, per forse tu non frequenti gli stessi siti che frequento io. Molto spesso su internet appare la scritta donna calda a 10 minuti da te. Quindi era uno scritto. Sì. E che siti sono questi? Po' di solito. Cioè, non sono i nostri, però su quei tipi io non ci vado, me l'ha raccontato lui. Sì. Lui l'Ale. Sì, lui ci va. Pronto, Giulia? Kinka. Kinka, guarda qua. Oh!